Ciao a tutti e a tutte, nel video di oggi vi parlo dei migliori libri che ho qui in casa, cioè che ho letto e che ho qui in casa. Perché specifico che ho qui in casa? Perché magari nel corso degli anni ho letto dei bellissimi libri dalla biblioteca, che quindi ho rimosso di aver letto, oppure perché anche in casa in Italia ho dei bellissimi libri che non vi posso far vedere. Quindi libri che ho letto e che ho qui in questa casa. Ma prima di iniziare facciamo qualche altra precisazione. In questa selezione di libri non ci saranno saghe, sia perché ci sono molte saghe che io sto leggendo e che sono ancora in corso, e quindi gli autori potrebbero sempre mandare in vacca tutto quanto con i prossimi libri che faranno uscire. Quindi per ora evito, e in realtà anche perché stavo pensando che potrei fregarmi di questa prima precisazione e magari fare un video a parte sulle saghe. Fatemi sapere se l'idea vi può interessare. Altra precisazione: non ho inserito nemmeno i fumetti, anche in questo caso perché magari potrei fare un video a parte. Fatemi sapere se siete interessati. Altra precisazione, prima o poi queste precisazioni finiranno, ve lo giuro, non entrerò nei dettagli di nessuno, su nessuno di questi libri perché ve ne ho già parlato qui sul canale e ci sono anche gli articoli sul blog, quindi non voglio ripetermi, voglio fare una cosa anche veloce, magari vi dico qualcosina così a getto, ma insomma nulla, nulla di che, non vi parlo appunto approfonditamente del libro. Se vi interessa appunto sbirciate sul canale oppure andate sul blog, quindi evitate commenti del tipo: vabbè, ma hai solo detto che questo libro è bello, non hai approfondito, non hai detto niente. Puh. Evitate. Ultima precisazione: ringrazio la personcina che mi ha suggerito di fare questo libro, anche se in realtà mi aveva detto di fare un video sui 10 migliori libri. No, non ho selezionato 10 titoli. E niente. Direi che possiamo iniziare. Non c'è, l'ordine in cui ve li mostro non è un ordine dal più bello al meno bello, assolutamente. Insomma, ho proprio scelto secondo me i libri migliori che ho in casa, quelli da cui non mi separerei mai per nulla al mondo. Sono partita dalla libreria Giù, dove in realtà i libri letti sono solo quelli di King, e poi sono venuta dalla libreria Su a partire dall'alto e poi sono andata verso il basso. Iniziamo con L'ombra dello scorpione di Stephen King, che è un bel mattonazzo, e diciamo che forse non è adatto a questo periodo perché, mamma mia, in questo libro King parla di una super influenza che porta allo praticamente sterminio della popolazione in 99. Cos'erano? 8 o addirittura 99,9% della popolazione è stata appunto decimata da questa super influenza. Quindi ecco, magari se avete un po' di ansia per il periodo storico che stiamo vivendo, magari leggete questo libro un po' più avanti, però bellissimo. Continuiamo ovviamente con Stephen King. State tranquilli che con King sono stata molto severa. Ho selezionato davvero pochi titoli. Ho selezionato anche Le notti di Salem. L'ombra dello scorpione, scusate, è edito da Labonpiani, con un prezzo di copertina di 15 euro. L'ombra dello scorpione è edito da Sperling & Kupfer, prezzo di copertina 12,90 euro. Per farvela molto molto breve, si tratta di una sorta di rivisitazione di Dracula, ma ve l'ho fatta molto molto breve. Non è una scopiazzatura di Dracula, non è una storpiatura di Dracula. King ha preso spunto da appunto Dracula di Bram Stoker, che è uno dei suoi libri preferiti, e niente, ci ha creato questa storia, quindi dove abbiamo giusto un po' di vampiri, ecco. Continuo con King. La lunga marcia, edito sempre Sperling & Kupfer, prezzo di copertina 9,90 euro. Questo libro è stato in realtà pubblicato con lo pseudonimo di Richard Bachman ed è secondo me un libro di King davvero molto sottovalutato. Io non lo vedo molto in giro questo libro ed è un vero peccato perché secondo me è veramente uno dei suoi migliori libri. Un'ansia pazzesca. E io ho pensato a questo libro per settimane dopo averlo letto e ogni volta che andavo perché adesso non si può, in palestra e dovevo farmi, non so, i 20 minuti di corsa o le camminate, eccetera, ed ero sfinita, ad un certo punto pensavo a questo libro, cioè mi veniva in mente in automatico. Dicevo, se i ragazzi di questo libro hanno camminato così tanto, ce la posso fare anch'io, camminare o correre per 20 minuti. E mi ha aiutato, devo dire che mi ha spronato per andare avanti. Continuo con King, ma giuro, giuro che ne ho altri due di King, dopo basta.
Stagioni diverse, una raccolta di... Ah, scusate, edito sempre Spelling e Kupfer, prezzo di copertina 11,90 euro, è una raccolta di 4 racconti, quindi sono racconti belli, grossocci. E questa è sicuramente la migliore raccolta di racconti che io abbia mai letto. Non ne ho lette tantissime nella mia vita perché ho iniziato da pochi anni a leggere le raccolte di racconti. E tra l'altro ho iniziato ad apprezzare le raccolte di racconti con un libro di un autore emergente e questa però sicuramente resta sì, tra le migliori raccolte che io abbia mai letto. Penultimo libro di King che vi mostro è Cristina, la macchina infernale. Non so dire il prezzo di copertina perché io l'ho preso da Libraccio per 2 euro e è cosa dire? Una figata. sì, anche questo, tanta... Madonna, ho proprio distrutto sto libro, sta cadendo a pezzi. Anche questo molta, molta ansia, devo dire, sì. Molto, molto carino. Carino, figo, bello, da leggere. E poi, ovviamente, penso che immaginate tutti quale sia l'ultimo libro che vi mostro di King da inserire in questa... in questo video dei migliori libri che ho in casa ed è un libro che non ha nemmeno bisogno di presentazioni. It. Edito Spelling e Kupfer, prezzo di copertina 12,90 euro, anzi adesso il prezzo di copertina è aumentato in realtà, questa infatti è un'edizione di tipo 15 anni fa. Non ha bisogno di presentazioni, tra l'altro ne ho anche parlato di recente sul canale perché l'ho riletto da poco e quindi se volete andare a recuperare appunto il video in cui ne parlo lo trovate. Questo è il libro di King che deve essere letto da tutti. E cambiamo completamente genere, passiamo infatti a Cecità di Saramago, José Saramago, tra l'altro l'autore ha vinto il premio Nobel per la letteratura, edito Feltrinelli, prezzo di copertina 9,50 euro. Anche in questo caso forse potrebbe essere che per questo periodo storico questo libro metta un po' troppa d'ansia per ad alcuni di voi. La particolarità dell'autore, come potete vedere, è assolutamente lo stile di scrittura, lo suo stile di narrazione, lui non va praticamente mai a capo e molto particolare è il suo uso della punteggiatura. Leggere Saramago, almeno io ho letto solo Cecità, però è proprio una caratteristica, dovrebbe essere una caratteristica di tutti i suoi libri, vi farà praticamente venire il fiatone e la tachicardia. Non potevo poi non inserire un libro del mio cuore, ovvero Piccole donne, di Louisa May Alcott. Devo dire che questa copertina della Feltrinelli non mi fa impazzire, però ci accontentiamo, prezzo di copertina 9,50 euro. Questo è solo il primo libro, infatti Piccole donne è una tetralogia se non vado errata. Io quando ero più piccolina avevo letto, mi sa, il secondo e anche il terzo, mi sono rifiutata di leggere il quarto che dovrebbe essere Piccoli uomini, però non vorrei dire una cagata pazzesca. E il primo è quello in assoluto più bello e si può anche considerare autoconclusivo, quindi... Ciao patata! Ciao amore! Quindi eventualmente insomma potete anche leggere solo il primo. Sei d'accordo? Sei d'accordo anche tu? Iniziamo con qualche libro della Delphi. Ho inserito assolutamente Suite francese di Irène Némirovsky. Prezzo di copertina 11 euro. Ma quante coccoline vuoi? Ma quante coccoline vuoi tu stamattina? E, considerate che questo è un libro che non è stato concluso dall'autrice perché è morta prima di poterlo finire. Però è un libro bellissimo. È un libro bellissimo. Un libro letto quest'anno che mi spaventava terribilmente e invece è stata una delle mie migliori letture del 2020. Sto parlando dell'Insostenibile leggerezza dell'essere di Milan Kundera, scusate. Prezzo di copertina 12 euro e questo
se devo veramente parlarne con pochissime parole, posso dire che è un libro completo, è un libro a 360 gradi. Non potevo non inserire Oliver Sacks con l'uomo che scambia sua moglie per un cappello. Questo lo potete intendere sia come un saggio, sia come una raccolta di racconti, perché il libro è suddiviso in casi, casi che l'autore ha sperimentato in prima persona. E niente, se siete appassionati di psicologia e in particolare poi di neurologia, sicuramente è una lettura molto interessante e affascinante. Se siete affascinati però non avete fatto studi a riguardo, secondo me potete affrontare assolutamente in tranquillità questa lettura perché comunque Sacks è molto bravo a parlare del disturbo sia in modo oggettivo sia semplificando, mettendo a disposizione appunto i casi che lui ha studiato, che ti fanno veramente capire di cosa si tratta, senza, tanti paroloni, quindi assolutamente consigliato. Poi non potevo non inserire un altro libro di Sacks, molto molto piccolo, molto molto sottile, che però dice tantissimo in poche pagine, e sto parlando di Gratitudine. È veramente piccolissimo, lo leggete in 10 minuti, però riempie il cuore. Ah, il prezzo di copertina di questo libricino è 9 euro. Poi passiamo ad un altro Nobel per la letteratura e parliamo di Ishiguro con Non lasciarmi. Edito Einaudi, prezzo di copertina 13 euro. Questo è un distopico e wow, mi ha distrutto un po' il cuore questo libro, bellissimo. Restiamo sempre in casa Einaudi. Questo per me è il libro della vita, un libro che va assolutamente letto e che non deve spaventarvi per la mole. Sto parlando di questa bellezza, 4321 di Paul Auster, edito sempre in audio, l'avevo già detto, boh, prezzo di copertina 25 euro, copertina rigida, quello inflessibile adesso dovrebbe costare meno. Io se comincio a parlare di questo libro mi metto a piangere, quindi non è il caso, per una volta che sono truccata, meglio non piangere. Leggetelo, leggetelo perché è stupendo. Altro libro che a me è piaciuto tantissimo, però so che molte persone lo odiano questo libro. C'è un po' di amore e odio, c'è chi lo ama e chi lo odia. È lui. Il profumo di Patrick Susskind a me è piaciuto. Dovrebbe essere Susskind, vero? Mi viene il dubbio. A me è piaciuto veramente tantissimo, tantissimo questo libro. Oh mio Dio, una pagina si è piegata, com'è possibile? E anche qua non so dire il prezzo di copertina perché l'ho preso dal libraccio e non lo so, gli odori che questo autore descrive, i profumi, ti sembra di essere proprio di sentirli. Quello che lui descrive ti sembra di sentirlo. Altro libro letto quest'anno, non da tantissimi mesi, Uomini che odiano le donne di Stieg Larsson, anche questo preso dal libraccio, quindi non so dire il prezzo di copertina. Il primo volume di una. Allora, di una saga che dovrebbe. Quant'erano? Sei i libri? Non mi ricordo più. Comunque, quelli scritti dall'autore sono tre, quindi io penso che ricopererò solo quelli scritti da Larsson e non anche quelli scritti dall'altro autore, proprio no. Però sì, il thriller migliore di sempre. Ho inserito un libro di un'autrice emergente. Ci sono altri libri di autori emergenti davvero molto validi che ho letto. Alcuni di questi però fanno parte di saghe e quindi li terrò eventualmente per un prossimo video. E sto parlando di Veronica, il musicista, l'introvabile nota di Francesca Bianchi, edito Biblioteca del Vascello, Robin Edizioni. Biblioteca del Vascello mi sa che è la collana. Robin Edizioni dovrebbe essere. Io perché non mi informo prima? Vabbè, prezzo di copertina 14 euro. Questo è un libro meraviglioso, tra l'altro l'avevo inserito tra i migliori libri del 2018-2019, non mi ricordo più, comunque l'ho inserito anche in quella classifica perché merita, 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 davvero bellissimo e anche un po' struggente. Veniamo agli ultimi due titoli. Ovviamente siete degli illusi se pensavate che in questo video non ci sarebbe stato Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Edito Mondadori, io ho questa vecchia edizione presa quando ero alle medie, 7,40 euro, non so adesso quanto costi Fahrenheit, comunque non penso tantissimo in ogni caso. Distopico, anche questo, vabbè, un grande classicone moderno, è da tanto che non ne parlo, visto che qui ci sono nuovi iscritti, sicuramente ne farò un video tra poco.
Ah, perché me ne stavo dimenticando, sono pessima. Questo è il mio libro preferito. E chiudiamo in bellezza con I pilastri della terra di Ken Follett. Anche qua non so il prezzo di copertina perché l'ho preso da libraccio per 2 euro. Io da libraccio con 2 euro ho preso delle bombe pazzesche. E anche questo mi spaventava perché ne sentivo parlare sempre benissimo da tutti. E sapete che sono un po' pecora nera e devo dire che invece no. E devo dire che capisco l'entusiasmo che ruota attorno ai pilastri della terra. Io non leggerò i seguiti perché questo si può considerare autoconclusivo ed è perfetto così, quindi mi rifiuto di leggere i seguiti, però questo è stato una meraviglia, è stata una meraviglia, c'è di tutto qua dentro, c'è veramente di tutto, un mix di generi diversi che ti fanno veramente innamorare della storia. Bene ragazzi, questi erano i migliori libri letti che ho qui in casa e niente, fatemi sapere se li avete letti, se siete d'accordo con me oppure se non li avete letti, se vi ho incuriosito. Ovviamente non so quanto vi possa aver incuriosito visto che non vi ho detto nulla su questi libri, però ripeto, trovate i video al riguardo o gli articoli sul blog in cui ne parlo per bene. E niente, io ve li lascio linkati qui sotto ad Amazon ADBS con cui sono affiliata se volete leggervi la trama oppure procedere all'acquisto. E vi lascio cosa? No, vi ricordo che qua sotto trovate anche il mio account Ko-fi se volete offrirmi un caffè virtuale. Nel frattempo ringrazio quelle personcine che l'hanno fatto finora. E vi lascio anche, trovate insomma tu... Perché? Cosa vi devo lasciare? Io non lo so, che cosa... Trovate anche tutti i miei social se volete seguirmi al di fuori di YouTube, quindi blog, pagina Facebook, gruppo Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads, il canale Telegram per essere aggiornati in anticipo sulle nuove uscite del blog e del canale. E spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se vi può interessare un video sui migliori fumetti che ho letto e che ho in casa, le migliori saghe che ho letto o che sto leggendo, che ho in casa, non ce la posso fare. Direi che ci possiamo vedere in un prossimo video perché la cosa sta degenerando. Ciao!